Questa è la storia di Bianca e Bernie nella terra dei canguri. In una fredda sera d'inverno venne convocata d'urgenza una riunione al quartier generale della Società Internazionale di Salvataggio a New York. Il presidente prese la parola. Silenzio, silenzio! Vi prego di fare attenzione. Vi comunico che c'è stato un rapimento in Australia. Un bambino ha bisogno del nostro aiuto. Questa è una missione che richiede i migliori di noi. Sono sicuro che anche voi siete d'accordo con me a chi affidare l'incarico. Dobbiamo trovare Bianca e Bernie immediatamente. Poco lontano, in un lussuoso ristorante, Bianca stava proponendo un brindisi. Brindiamo noi due, Bernie, e alla nostra meravigliosa amicizia. Oh, sì, meraviglioso. Giocherellando con l'anello di fidanzamento che teneva in tasca, Bernie si protese timidamente verso Bianca. Beh, in effetti, io mi stavo domandando... Cosa, caro? Ma prima che Bernie potesse finire, il maître agitato li interruppe. Pardonnez-moi, mademoiselle Bianca, ho delle notizie importanti. Dimmi, François, di che si tratta? Lei e Bernie siete stati scelti per una pericolosa missione in Australia. Immediatamente Bianca e Bernie si diressero alle linee aeree Albatros. Perché non bussi alla porta e vedi se Orville è là dentro? Oh, guarda, Bernie! Nuova gestione, chiedete di Whirlpool. Trovarono il fratello di Orville nell'hangar e in poche parole lo misero al corrente della loro missione. Wilbur diede il benvenuto ai suoi nuovi passeggeri. Vuol dire che accetta di portarci laggiù? Anche con la tempesta! Le linee aeree Albatros sono al vostro servizio! Forza, muoviamoci! Tenetevi ben stretti ai sedili, amici! Ah, reggetevi ora! Si parte! Ah! Per risparmiare tempo, Wilbur e i suoi passeggeri si fecero dare un passaggio da un jet fino a Sydney. Poi volarono fino all'altopiano di Mugwump, una piccola pista di atterraggio nell'interno. Wilbur si preparò all'atterraggio volando in cerchio. Torre di Mugwump, sono Albatros 1-3 e chiedo il permesso di atterrare. Passo? Negativo 1-3, dovrai tornare indietro, la nostra pista non è lunga abbastanza. Wilbur sbuffò indignato. Amico, io posso far atterrare questo coso dove voglio. Ma Wilbur, si è detto che la pista non è lunga abbastanza. Senti, nessun topo radar ha mai detto a Wilbur dove atterrare. Jack, il controllore di volo australiano, si precipitò sulla pista. I soliti americani credono di poter fare qualunque stupidaggine senza preoccuparsi di... In quel momento Jack vide la deliziosa Miss Bianca. Benvenuta in Australia, signora. Io mi chiamo Jack e se potrò fare in modo di rendere la sua permanenza più piacevole, sarò felice di accontentarla. Jack accompagnò Bianca fuori dalla pista, lasciando Bernie ad occuparsi del bagaglio. Ehi, lascia che ti dia una mano! Wilbur si offrì di aiutarlo, ma quando sollevò una valigia... Oh, che dolore! Oh, la mia schiena! Dopo aver accompagnato il povero Wilbur all'ospedale, Bianca e Bernie si prepararono a partire in cerca del nascondiglio di McLeach, il bracconiere che aveva rapito Cody. Quando vide la cartina di Bernie, Jack scosse la testa. Oh, la cartina è inutile nell'entroterra. Fece un inchino a Bianca. Quello di cui avete veramente bisogno... è qualcuno che conosca il territorio. Bianca ricambiò l'inchino e si appoggiò al suo braccio. Oh, signor Jack, ci farebbe da guida? Jack guidò abilmente Bianca attraverso il torrente delle sanguisughe, il passo del dingo morto e il canyon dell'incubo, evitando tutti i pericoli, mentre Bernie era costretto ancora una volta a restare in retroguardia. Non è neanche capace di piegare una cartina. Jack insegnò loro anche a trovare mezzi di trasporto. Prese al lazzo un serpente e lo fissò dritto negli occhi. Sta a sentire. Abbiamo molta strada da fare. E adesso tu ci darai un passaggio. E non crearci problemi o saranno guai. Intanto, all'ospedale, anche Wilbur aveva i suoi guai. Signor Albatros, non è stato ancora operato. Prima dovrà riuscire a prendermi. Signor Albatros, la prego. Largo! Wilbur fece un balzo verso la finestra, ma le infermiere lo afferrarono per le zampe e lo trascinarono nuovamente dentro l'ospedale. La mia schiena! Ehi, guardate, non mi fa più male, sono guarito! Intanto, in un nascondiglio segreto dentro una miniera sotterranea, McLeach stava minacciando Cody. Ma Cody si rifiutava di rivelare dove vivesse la sua amica, una rara aquila dorata di nome Marahute. Mi sto avvicinando. Te l'ho detto, non me lo ricordo! McLeach gettò Cody nell'umido scantinato dove rinchiudeva gli animali catturati. Ti darò una notte per pensarci. Ma domani non sperare che ti vada ancora così bene.
Il mattino seguente, preparando la colazione, McLeach ebbe una brillante idea quando Joanna, l'iguana lunga 2 metri che gli faceva compagnia, rubò un uovo. Joanna, ti do uova di ornitorinco, ti do uova di serpente. Beh, ti darò anche uova d'aquila, ma voglio che tu stia lontana dalle mie... Le uova dell'aquila! Ho trovato! Sono loro il punto debole di quel moccioso. McLeach trascinò Cody fuori dallo scantinato. Andiamo, ragazzo! Di addio ai tuoi poveri amici. È l'ultima volta che li vedi. Proprio mentre Jack, Bianca e Bernie arrivavano al nascondiglio di McLeach, la porta d'ingresso si aprì. Attenti! Jack si rifugiò su una sporgenza. Miss Bianca, presto, dammi la mano! Sbrigatevi voi due! I tre videro McLeach spingere fuori Cody. Adesso vattene, moccioso! Il tuo uccello è morto, qualcuno gli ha sparato, lassù nel cielo! Beh! Cody era disperato. No! McLeach rise. Peccato però per quelle uova, Joanna? Ora vattene da qui, prima che possa cambiare idea! Cody corse via e McLeach scomparve dentro il nascondiglio. Dalle profondità della miniera venne un rumore sordo. Jack si sporse oltre la porta della miniera. Non so dove stia andando, ma non possiamo permettergli di filarsela. Improvvisamente McLeach uscì rombando dall'ingresso della miniera con il suo camion da bracconiere, il Bushwalker. Senza farsi vedere da McLeach e Joanna, Jack, Bianca e Bernie saltarono nel cassone. McLeach seguì Cody fino all'orlo di una rupe scoscesa. Fermò il camion e saltò giù. Il ragazzo si è calato giù nella gola, presto, dobbiamo avvertirlo! Cody raggiunse il nido di marahute e toccò le uova. Erano ancora calde. Improvvisamente un'ombra oscurò il nido. Era marahute che volteggiava sopra di esso. Cody non credeva ai propri occhi. Allora evviva! Bianca fu la prima a raggiungere il ragazzo. Cody, chi siete? Ora non abbiamo tempo per le spiegazioni. Stai correndo un grande pericolo. Arrivò anche Bernie. McLeach ti ha seguito. Cody cercò di far allontanare l'aquila dorata. Marahude! No! Vattene via! Vattene via! Non ti avvicinare! È una trappola! Ma era troppo tardi. McLeach dal camion lanciò una rete che avvolse Marahute a mezz'aria. Mentre McLeach trascinava la sua preda verso il camion, Cody saltò dalla rupe e si aggrappò alla rete. Non poteva permettere che McLeach portasse via la sua amica e che le povere uova rimanessero senza madre. Con una decisione fulminea, Jack afferrò la rete con il suo lazzo e diede l'altro capo della corda a Bianca e Bernie. Bianca con un salto afferrò la corda e la tenne stretta, ma Bernie mancò la presa e rimase nel nido. McLeach calò Cody e Marahute nella gabbia del suo camion. Eccola lì, Joanna. L'uccello più raro del mondo. Questo uccello mi farà diventare ricco. Enormemente ricco. Ora darò qualcosa anche a te, Joanna. Cosa ne dici se ti permettessi di fare una bella scorpacciata di uova d'aquila? Le vuoi? Va a prenderle! Cody afferrò disperato le sbarre della gabbia. No! Ti prego! Ma Joanna era già sparita oltre l'orlo della rupe, verso il nido. Joanna si arrampicò fino al nido e affondò i denti in un uovo. Era duro come un sasso. Ne provò un altro, con lo stesso risultato. McLeach le gridò dall'alto. C'è qualcosa che non va, Joanna? Muoviti! Joanna gettò l'uovo dalla rupe e strisciò di nuovo verso il camion, che ripartì rombando verso l'interno. Bernie sporse la testa da sotto il nido e tirò un sospiro di sollievo. Diede un colpetto amichevole alle vere uova accanto a sé. È andata bene, ragazzi, ci è cascata. Ora non c'è più pericolo. Mentre Bernie rimetteva le uova nel nido, qualcosa si schiantò sulla rupe accanto a lui. Come sono felice di vederti, Wilbur! Aiutami con queste uova! Mentre si toglieva la polvere di dosso, Wilbur spiegò di aver sentito un forte rumore e di essersi avvicinato per dare un'occhiata. Bernie fu sollevato di vedere l'amico. Wilbur! Vuoi ascoltarmi? C'è qualcuno qui che ha bisogno del tuo aiuto. Wilbur indietreggiò. Non mi guardare così. La mia risposta è no, hai capito? No, non mi siederò mai su quelle uova. Ma Bernie stava già arrampicandosi sulla rupe. Ringraziò Wilbur di cuore e gli assicurò che sarebbe tornato presto.
Bernie seguì le tracce del camion di McLeach, ma presto capì che senza aiuto non sarebbe mai riuscito a raggiungerlo. Quando arrivò di fronte a un grosso cinghiale sonnacchioso, Bernie lo guardò dritto negli occhi, come gli aveva insegnato Jack. Mi scusi. Sta a sentire, io devo fare molta strada e tu mi darai un passaggio e non crearmi problemi o saranno guai, hai capito? Bene. Ora in marcia. McLeach aveva portato i suoi prigionieri alle cascate del coccodrillo, con Jack e Bianca sempre nascosti nella gabbia. Bianca guardò verso l'entroterra. Avanti, su, Cody. Non dobbiamo perdere le speranze. C'è ancora Bernie là fuori. McLeach legò Cody alla gru del camion, lo spinse sull'acqua e lo calò verso i coccodrilli affamati. A loro piace molto quando uso un'escaviva e tu vivo lo sei ancora. Cody era ormai a pochi centimetri dai denti aguzzi dei coccodrilli quando il motore del camion si spense. Sta succedendo qualcosa di strano qui, a me non piacciono le cose strane. Quel qualcosa di strano era Bernie. Bianca corse sull'orlo della gabbia. Presto, guardi, è Bernie! Miss Bianca, Jack, prendete! Bianca non aveva mai perso le speranze. Bernie le lanciò le chiavi di McLeach prima di fuggire via inseguito da Joanna, l'iguana. McLeach afferrò il fucile. C'è un altro modo per farlo finire in acqua. Il proiettile sfiorò la corda che legava Cody. Mentre McLeach prendeva di nuovo la mira, Bernie gli si infilò in mezzo alle gambe. Joanna lo seguì, urtò McLeach e i due malvagi compari caddero nel fiume impetuoso. Proprio in quel momento la corda che legava Cody si spezzò e il ragazzo cadde in acqua. Bernie si tuffò dietro di lui, ma entrambi vennero trascinati verso la cascata. Un attimo prima di precipitare nel vuoto, Bernie e Cody vennero afferrati dai robusti artigli di Marahute. Quando si posarono sani e salvi sulla riva del fiume, Bianca abbracciò il suo eroe. Oh, Bernie, sei stato magnifico! Sono così orgogliosa di quello che hai fatto! Bernie si dondolava imbarazzato. Miss Bianca, prima che succeda qualcos'altro, mi vuoi sposare? Oh, Bernie, certo che ti voglio sposare! Jack sorrise a entrambi. Congratulazioni, amico!